Oh, figa, è totalmente cambiata la storia con lo schermo impostato 144. Comunque, cioè, entro, vedo spam di playlist, labbro spaccate, inizio palestra, ricarico turbopalla, man. Cioè, sono impazzito, dallo ieri ad oggi è cambiato tutto. Alla fine non ho ascoltato nessuno dei vostri consigli del Discord, ho giocato Aria. Bravissimo, let's go. Hai fatto tu però la tua prima penta. Let's go, man. È rimasto a uno, a quanto pare. Così posso dire. A quanto pare è rimasto a uno, cazzo. Stai diventando famoso tornando di moda la build di Cogtank? No, c'è lo solito... Man, è sporca come al solito. C'è la solita build che... devi chiudere troppi oggetti. Ciao, Sharkawe. Come stai, man? Devi chiudere veramente troppi oggetti per fare roba good. Ah, ragazzi, allora, nel fine settimana è successo un sacco di cose. Uno, allora, io avevo già comprato uno schermo 144 Hz, ma avevo letto male delle cose online e pensavo che non potessi utilizzarlo a 144 Hz. Invece potevo utilizzarlo, semplicemente dovevo andare nelle impostazioni dello schermo e abilitare il 144 Hz. Quindi finalmente uso il mio schermo a 144 invece che a 60. E cambia tutto. È bellissimo, è molto più fluido, bellissimo tutto. Peccato che Elden Ring sia cappato a 60, però vabbè. Ho iniziato palestra stasera. Let's go. È molto chill, eh. È stata molto chill questa giornata. E basta. Ci iniziamo la serata cillina, ma oggi sono bello carico. Ok, livello 3, c'è livello 2. Abbiamo scelto i partecipanti delle Ball Wars. Quindi sabato si vola, eh? Hai visto, cavolo, che sono diventate enormi di già? Man. Tempo 2 settimane, secondo me devo comprare uno stand per la cam per metterla più indietro, se no non... Dio santo, man. Sei un fottuto criminale, bro. What the fuck? Ragazzi, ma questo tipo qui, ma... Cioè, fa parte del cartello messicano. Ma che cazzo? Man, ma la gente che squarta i bambini se li mangia è meglio di questo tipo. What the fuck? Ma dati 50 anni di galera. Ma stiamo scherzando? Che cazzo? Diamo un bel piccione. La war ce l'hanno qui, eh. Ho visto un flash, ma non ho capito da chi. Lulu. Bel follow up, Lux. Camminati indietro invece che avanti. Devo dire, molto convincente. Katarina parte il dive, attenzione contro Lulu. Ricordo che c'è Lulu, eh.
Vabbè, Katarina doing Katarina things. Let's go. Katarina 4-0 a 5 minuti. I guess che se perdiamo siamo maledetti da Gesù. Però potevi aiutarmi a pushare sta cazzo di wave, man. Devi assolutamente aiutarmi. Esatto, ok. Andiamo questa. Vabbè. Peccato. Abbiamo perso un bel reset, ma fa niente. Kata gameplay, raga, kata gameplay. Visto il video del coaching, dottore, devi tradurmi un po', non dico parola. Fuck. Allora. Qua. No. Fermi, fermi, fermi. Questo. Into questo. Into questo. Visto il video del coaching... Senza la T-Man, devi tradurmi un po', non dico parola per parola, ma io di inglese sto a The Book is on the Table. Quale video, man? Sono giusto arrivato alle gomme? Man, di quale video? Quale video? Ah, ok, hai visto il coso. Hai visto il Coach Day. Vabbè, ma spiegavo, man. Tutte le volte spiegavo sempre la situazione che proponeva, eh. Non ho mai dato per scontato che la gente capisse l'inglese, mi sembra, durante la live, quindi sono stato sempre abbastanza chill. Se flasha con uno shield in faccia è un po' dura. Stavo pure per morire contro Lulu. Lux, tranquilla, tieniti pure il flash, non utilizzarlo assolutamente. Non sia mai che togli il reset a Jinx e non diventa Mazinga. Beh, ma perché io ho solo 3 assist? Su chi non ho preso l'assist prima? O adesso? Se non ho preso adesso l'assist su Jinx, impazzisco. È impossibile. Impossibile. È senza senso che io non abbia preso l'assist adesso. Ah, prima su Lulu. Prima su Lulu secondo me non l'ho preso. Sì, ok, prima su Lulu. Cos'è? Cosa ti mancava, Sharkaway? Dimmi. Te lo coso io. Oh my god, io ero sicuro prima di ilarlo e riuscire a farlo scappare col movement speed. Invece no. Cioè, diciamo che l'ho provato alla fine. Comunque sì, lì era totally sprecato, lì. Però vabbè. Forse le scarpette non erano male, Lux diciamo che non è delle migliori. Ha una ulti in faccia, questo qui la tiro senza problemi. Il cleanse non ce l'ha. Il problema è che non sono certo che facciamo la kill nel 2v2 così. O Lux di danni ne ha, eh. Un campione leggermente damage based. Però riusciamo a prendere vantaggio anche senza forzare cose, forse. Vacca puttana, quella lì si è fermata per tirare lo zap, Dio santo.
Non ci posso credere. Ci posso credere che ho visto una Jinx fermarsi per tirare uno zap. E il bello è che non è stata presa da niente facendolo. Mi ha missato ogni cosa. Basta, la placca è troppo. Ah, fuck. Mi sa che non prendiamo il gold. Man, che inculata. Peccato. Pushato troppo. Oggi mi sono guardato... MFDB. Che cazzo è MFDB, man? Un tedesco? Ah, ok. Ah, Miss Fortune da Best. Sì, lo conosco, Miss Fortune da Best. Molto bravo. Good, good. Spiegava delle cose molto bene lui. Ciao, Alfio. Ciao, Sifo. Che parla inglese, spiegava le build di MF e ti lascio immaginare quanto ho capito. Vabbè, man. No, Dio santo. Che sfiga, figa. La kill su Jinx. Vabbè, non importa che valgono uguale, però preferivo la double che... farmi prendere la kill dalla bolla di Lux. Vabbè, è uguale. Prova anche oggi la build di Peach Botro che ti ama Runan. Ma allora... no, non penso che la riproverò. Proprio perché l'ho provata nel subdate. L'ho provata nel subdate, era veramente scarsa. Era veramente scarsa. Cioè, abbiamo fatto lo score della Madonna, quello che volete. Però stavamo giocando in normal, tra l'altro, lì mi sembra. O se non eravamo in normal, comunque... cioè, eravamo in flex, che... poco ci manca. Mi ha veramente interessato pochissimo. Run King Dio, mi ha fatto schivare le trappole. Perché stiamo indietreggiando da Udyr? No, no, quella build lì non penso di riprovarla. La tua torre è stata distrutta. Non possiamo fare la torre top, però almeno possiamo fare... possiamo fare un cazzo, perché è stata la rotation più brutta che abbia mai visto, Dio santo. È stata la rotation più brutta che abbia mai visto, ed è stata totalmente immerdata. La Katarina che ha beccato off tempo... e Nidalee che ha totalmente ignorato la call dell'Herald, Dio santo. Sprecato totalmente. Sacchi di pappa. Fa niente, dai. Ve l'ho infilata in culo la torre bot adesso, raga. Avete fatto la rotation più bad del mondo. E ora...
Però sì, si attacca a The Dick. Vediamo se Nidalee questa volta la segue, la call dell'Herald. Abbiamo preferito il secondo drago a Herald e Thor. Dimmi poi. Vedo perché l'avevi provata in normal, magari la volevi testare ancora. No, no. Cioè, allora, se la... Diciamo che se la testi in normal, mi piace e tutto, sì. Normal o in flex, ma comunque mi piace, ok. Lì, cioè, ero proprio... ero conscio del fatto che... Sì, ok, avevo preso il vantaggio della Madonna, ma... cioè, puzzava. Ione perma morto. Jinx scala. Palle. Servono 200 gold. Devo ancora l'Eralda. Spostiamo un po' che quella Irelia mi sembra bella matta. Comunque io, raga, mi rifiuto di perdere questa partita. Giuro. Giuro. Mi rifiuto. Mamma mia, lo sapevo io che Irelia era matta in culo, l'avevo detto, cazzo. Cioè, fino qua, Dio santo, fino qua. Avranno avuto un award sicuro. No. Possibile che giocasse così matto. Figa, la ulti che saves the day, cazzo. La ulti che saves the day. Ok, un'altra testata riusciamo a fargliela dare in realtà. Perfetto. Ok.
Io mi sa che mi faccio la danza della morte, sto game. Sono morto. Continuo a non capire perché la gente ignori totalmente Irelia. Impressionante. Ok. Ciao Sbrellins. Come secondo te Ashe è tornata viabile come support dopo il buff e continua ad essere un pixemi troll? No, in teoria dopo il buff dovrebbe avere qualche potenziale. Perché gli hanno abbassato tutti i cooldown. Hanno abbassato tutti i cooldown, quindi c'ha comunque la sua cosa. Dovete contare però che Ashe support non è uno di quei pick che dite ok, sì, è un support perché fa questo. Uno di quei pick spicy di solito che funzionano in determinati meta molto storti e per lo più per il competitivo solitamente. Appunto, di solito per l'abusing dell'Imperial Mandate. Andiamo top. Oh, andiamo, ha intato a flashare. Non dovevo. Su chi cosa? Vabbè, c'è letteralmente zero coordinazione però in questa partita, impressionante. Ah, qui l'ho intato. No, no, non sarà mai forte, ragazzi, come all'inizio del... Cioè, a meno che non turbobuffano l'Imperial Mandate per apposta, non sarà mai forte tanto quanto. Eh sì, c'è l'arco di Assioma adesso, Gaolo, che c'ha quel qualcosa di simpatico. Perché può abbassarti veramente tanto il cooldown della ulti. Quindi... Essere bellino. La Ravenous però che cosa ci fai, man? No, no, la Ravenous non serve a niente. Son danni e roba. Non ti serve danno in quella build lì. Non buildi roba per il danno. Devi buildare tutta roba che funziona con la V e con la ulti. O che ti abbassa il cooldown o che applica effetti in più su queste cose. Quindi... In realtà potresti buildare altre cose che funzionano con le cure del Mandate alla fine. Ma il Mandate cura, giusto? Non mi ricordo più. Tipo se colpisci qualcuno cos'altro ti curi e ti buffi. Non mi ricordo neanche più, man. Wow. Quello sì che era un colpo di sguercio. Va bene, e lei è andata. Cerchiamo di non stare frontline. Ok, nice. Da danni più elevati su nemici che hai rallentato e applicato CC pesanti. Sì, infatti, mi sembrava strano. Allora.